Benvenuti a tutti in Logistics ed Analytics Italia. Nel video di oggi ci occuperemo dell'area e del perimetro della circonferenza del cerchio. Allora, scriviamo subito le formule in GeoGebra, per esempio utilizzando questo strumento qui, che è uno strumento che crea semplicemente un'etichetta per fare un piccolo promemoria. Clicchiamo e scriviamo, per esempio, l'area del cerchio è uguale ad esempio al raggio al quadrato per pi greco. Come si fa a scrivere in GeoGebra nelle etichette di testo il quadrato e il pi greco? Basta andare sulla linguetta avanzate, puoi scegliere questo simbolo con le lettere greche e scegliere praticamente il quadrato e poi questo pallino che è per raggio al quadrato per pi greco. E abbiamo fatto una piccola leggenda che ci aiuterà durante questa guida. L'area del cerchio è raggio al quadrato per 3,14. E mettiamo questa etichetta qui. Scriviamo adesso una leggenda per aiutarci per quello che riguarda la formula del perimetro del cerchio, sempre linguetta testo, e scriviamo perimetro del cerchio uguale, invece la formula è raggio per 2 per pi greco, quindi facciamo il raggio del cerchio, andiamo su avanzate, scegliamo la linguetta con le lettere greche, scegliamo il per 2 per pi greco. Allora, ricordiamoci che queste che abbiamo fatto sono semplicemente delle etichette di testo che ci aiuteranno durante il video, nulla di più. La cosa che abbiamo fatto è semplicemente introdurre questi caratteri complessi con pi greco che per esempio in GeoGebra si fa utilizzando questi strumenti come questa tastierina dove vedete ci sono, no, l'elevazione al quadrato, la radice e ci sono le lettere greche. Per chiuderla si fa così. Dato che adesso sappiamo le formule, no? L'area del cerchio è raggio al quadrato per pi greco e il perimetro del cerchio è raggio per 2 per pi greco, che cosa facciamo? Utilizziamo uno strumento che è molto utile, che è lo slider. Lo slider che cos'è? Praticamente è come se fosse una variabile in GeoGebra. Allora, clicchiamo sempre qua e introduciamo il valore del raggio come se fosse una variabile, cioè come un'entità che l'utente può cambiare. Clicchiamo e ci scriviamo valore raggio, nel senso il nome di questo slider, di questa variabile sarà valore raggio. Il valore glielo diamo da 1 a 6 con incremento, diciamo 1. Facciamo ok, così possiamo capire che cosa abbiamo fatto. Abbiamo trasformato il valore del raggio del nostro cerchio in una variabile che l'utente può cambiare perché è stata inserita all'interno di uno slider. Vedete anche qui a sinistra, no? Nel pannellino cambia il valore del raggio. Quindi questa è una variabile che abbiamo chiamato valore raggio, che ha un valore da 1 a 6. Semplicemente abbiamo scelto una misura che ci possa far costruire, per esempio, un cerchio che entri nella nostra pagina. Non ha nessun motivo matematico il fatto che abbiamo scelto da 1 a 6. Potevamo scegliere quello che ci pareva. Adesso a questo punto noi dobbiamo costruire il nostro cerchio. Andiamo evidentemente in questo menu qua, quello dei cerchi, e noi scegliamo per esempio la voce, noi vogliamo scegliere, dati il centro e un punto, un attimo che io volevo scegliere una voce particolare, questa qui, dati il centro e il raggio. Perché? Perché quando noi scegliamo in GeoGebra costruisci una circonferenza dati centro e raggio, quando clicchiamo il centro e lo mettiamo all'incrocio fra l'asse della X e della Y, poi ti chiede qual è la misura del raggio. Noi la misura del raggio la diamo come variabile e chiamiamo valore raggio. Siccome la variabile l'abbiamo scritta con la V maiuscola e la R maiuscola, è molto importante che quando si dà un'informazione tecnica a GeoGebra di rispettare praticamente la dicitura. Quindi, mentre il centro l'abbiamo indicato a mano, in realtà il valore del raggio corrisponderà alla nostra variabile e gliel'abbiamo detto. Cioè il raggio non sarà 7, 8, 9, 10, ma sarà quello che darà la variabile valore raggio. Ok? E adesso vediamo che noi, modificando praticamente la variabile valore raggio, vediamo che in pratica, cancelliamo questo punto che non ci serve, ecco, in pratica vedete che cambia la grandezza del cerchio. Ecco qua. Vedete che cambia la grandezza del cerchio? Adesso noi dobbiamo
praticamente calcolare l'area e il perimetro. Diamo a questa circonferenza che lui ha chiamato C, in realtà se noi, vedete che se in GeoGebra, se noi clicchiamo il pallino sparisce l'oggetto, vedete? Se noi invece clicchiamo il quadratino, noi praticamente selezioniamo questo oggetto e l'abbiamo selezionato. Allora noi facciamo così, diamogli dei nomi un pochino più evocativi, se no non riusciamo a capire. Clicchiamo qua, facciamo impostazioni e vedete che la circonferenza si chiama C, noi chiamiamola la circonferenza, se no non ci capiamo con queste lettere, perché mano a mano che si costruiscono degli oggetti in GeoGebra poi vengono dati tutti dei nomi C, D, eccetera. E ricordiamoci che per esempio le lettere maiuscole sono per i punti e invece le lettere minuscole sono per gli altri oggetti. Adesso l'abbiamo chiamata la nostra circonferenza. Allora, come si fa a calcolare? Vediamo che ci ha spostato un pochino di cose. Ecco, mettiamole più giù queste etichette. Come si fa a calcolare l'area del cerchio? Per esempio, siccome noi adesso abbiamo bisogno del raggio, allora noi costruiremo, per esempio, costruiremo un segmento che costituirà il raggio, perché dobbiamo fare raggio al quadrato per pi greco. Allora andiamo in questo menu qua, che è quello dei segmenti delle rette, e scegliamo segmento a lunghezza fissa. Lunghezza fissa in realtà è un'espressione, è stata tradotta un po' scorrettamente, non è che è lunghezza fissa, è lunghezza selezionata dall'utente, e anche in questo caso noi sceglieremo il centro delle x e della y, e come lunghezza scriveremo un'altra volta valore raggio. Quindi praticamente il nostro raggio, come vedete, si modificherà a seconda della stessa variabile, facendo quindi modificare anche la dimensione del cerchio. Vedete che il segmento l'ha chiamato ancora una volta con una lettera, allora noi lo selezioniamo, andiamo in questo menu, facciamo impostazione e lo chiamiamo invece che con una lettera, con un'espressione, il raggio lo chiamiamo, ma semplicemente per nostra comodità, perché altrimenti poi nelle formule avremmo dovuto fare F per C per D, insomma. Invece adesso noi abbiamo, vedete, una schermata di GeoGebra che è un po' più chiara, perché nell'entità che il raggio c'è scritto il raggio, nell'entità che la circonferenza c'è scritta la circonferenza. GeoGebra ha sempre un po' di problemi per quello che riguarda la collocazione dell'etichetta. Allora mettiamo l'etichetta circonferenza fuori e l'etichetta del raggio qua. Vedete che modificando noi abbiamo il raggio e la circonferenza. Allora, come si fa a fare l'area del cerchio? Allora noi in GeoGebra si va in questo campo qua, il campo di inserimento, e noi scriviamo area del cerchio, mettiamo le lettere iniziali maiuscole, uguale, praticamente è il raggio al quadrato per 3,14. Quindi noi facciamo il raggio, cioè il nostro raggio. Come fare al quadrato? Andiamo nella tastierina, la selezioniamo, attendiamo un attimo che venga fuori. Andiamo nella nostra tastierina e scegliamo in questo campo qui al quadrato, d'accordo? Qui è rimasto un pochino fuori, non ci... Poi facciamo il per, si fa con l'asterisco, per, e vedete che viene il puntino al centro, l'asterisco sulla nostra tastiera, per pi greco, e scegliamo quindi qui il pi greco. Se lo vedo da qualche parte che mi è sfuggito, non so se... Adesso essendo la tastiera un pochino più piccola, adesso lo ritroviamo, per pi greco, eccolo qua, l'aveva spostato, e poi facciamo invio. Praticamente adesso, come vedete, la nostra area del cerchio è data dalla nostra variabile raggio al quadrato per pi greco. Quindi se io aumento il raggio, vedete che aumenta la nostra area del cerchio. Quindi la formula dell'area del cerchio noi l'abbiamo collegata ad una variabile che è stata realizzata con uno slider. Quindi raggio al quadrato per 3,14 per pi greco. All'aumentare del raggio aumenta ovviamente la nostra area. Il perimetro invece da che cosa è dato? Il perimetro è dato, ecco le due etichette, dal raggio per 2 per pi greco. Quindi quello che facciamo così, quello che dobbiamo fare è scrivere la nostra entità, il nome perimetro del cerchio, io lo faccio con le lettere iniziali maiuscole, facciamo uguale in GeoGebra e ricordiamoci è raggio per 2 per pi greco, quindi facciamo il raggio, poi facciamo asterisco 2, sarebbe per 2, asterisco, e scegliamo qui all'interno del pannellino delle lettere greche pi greco.
e facciamo invio, clic. E vedete che in questo caso è identico perché quando è 1 è 2, ma quando aumentiamo, vedete che l'area del cerchio è 28 e il perimetro del cerchio è 18,85. Quindi abbiamo semplicemente costruito in GeoGebra delle formule, ma utilizzando delle entità, delle variabili a cui noi abbiamo dato il nome. Per esempio, la circonferenza noi l'abbiamo chiamata con l'espressione la circonferenza. L'area del cerchio l'abbiamo chiamata area del cerchio, il perimetro del cerchio, il raggio, e poi c'è lo slider con valore raggio. A questo punto, se io voglio fare qualcosa di carino, posso sempre utilizzare le etichette e introdurre un'etichetta che mi dice qual è l'area e qual è il perimetro all'interno del foglio del lavoro. E quindi, per esempio, io qui posso scrivere area del cerchio uguale a che cosa? Spazio. Se io vado nel pannellino avanzate, io vedo che all'interno del tab GeoGebra mi ha messo tutte le entità che ho creato come se fossero dei campi. E quindi clicco. E vedete che mi si è messo all'interno dell'etichetta un mattoncino che è un campo dinamico, cioè l'area del cerchio è uguale al mattoncino area del cerchio. Ok? Ed ecco che questa è un'etichetta di testo dinamica, nel senso che se io aumento il valore, vedete, del raggio, aumenta dinamicamente qui l'area del cerchio. Ho creato questa etichetta semplicemente per avere a vista più comodamente l'etichetta all'interno del mio foglio millimetrato. La stessa cosa la posso fare per il perimetro. Rifacciamolo, scelgo questo menu qua, scelgo etichetta di testo. Quindi abbiamo imparato che in GeoGebra le etichette di testo non sono soltanto del testo, possono essere dei campi attivi dinamici che prendono il valore dall'entità che abbiamo creato in questo pannello qua. E qui scriviamo perimetro del cerchio uguale a che cosa? A questa entità che abbiamo creato e che ritroviamo qua, che è perimetro del cerchio. Ecco perché io ho chiamato tutte queste cose che abbiamo creato in italiano, perché se no avrei trovato F piccola, F grande, avrei trovato delle espressioni che non riuscivo a ricollegare in questo menu. Invece, scrivendole in italiano, io che cosa ho fatto? Il perimetro del cerchio, che è un'espressione semplicemente testo, è uguale a questo mattoncino che corrisponde appunto ad un'entità variabile dinamica. E adesso l'abbiamo fatto, ok. Ed ecco che anche la nostra entità perimetro del cerchio è messa all'interno di un'etichetta di testo come valore dinamico. All'aumentare ovviamente la dimensione del raggio, aumenta la dimensione del cerchio e aumenta corrispondentemente l'area e il perimetro. Ricordiamola, l'area del cerchio è raggio al quadrato per pi greco, mentre il perimetro del cerchio è raggio per 2 per pi greco. E abbiamo utilizzato semplicemente uno slider per introdurre una variabile dinamica che è raggio. Il video finisce qua, grazie a tutti per averlo visto, io spero sia stato utile, al prossimo video di Logistics ed Analytics Italia.